Qua. Ciao a tutti, buongiorno a tutti, sono con il dottor Giorgio Cameli, ospite. Buongiorno a tutti, grazie Ciao Massimo. Giorgio, Giorgio Grazie. Cameli che molti di voi conosceranno, chi non lo conosce Grazie. ancora lo conoscerà oggi, tra l'altro medico ma anche scrittore e ha scritto appunto un libro che consiglio a tutti, Battito di ciglia, chi avesse problematiche Grazie. dovute legate ai nativisti, ce lo fai vedere, eccolo qua. Battito di ciglia veramente merita un libro. Copertina di Antonio Nunziante. Antonio Nunziante, grande pittore, quindi. Massimo, sai le persone ogni tanto come vengono definite, no? Il tuttologo. E poi io ho scoperto che c'è anche il nientologo, e quindi io mi metto tra il nientologo. Il nientologo, bene, no, Giorgio in realtà dà grandi contributi. Oggi vorremmo parlare un attimino, fare così un focus sul valore della consapevolezza o dell'autoconsapevolezza per un percorso, diciamo, di guarigione anche interiore, soprattutto e per evitare di prendere delle fregature, ad esempio, come con i narcisisti che imperversano sempre da come Sì, dire, ogni tanto. l'argomento più gettonato è quello. Sì. Allora, che cos'è, Giorgio, la consapevolezza o l'autoconsapevolezza? Guarda, la consapevolezza, io normalmente la definisco una stanza. È una stanza che però sta all'interno delle cantine della mente. Io nel libro un po' ne parlo di queste cantine della mente. Poi nel 2016, mi pare, una volta una notizia ANSA uscì che uno studio giapponese rappresentò le parti inconsce della mente umana proprio come i cassetti che tu puoi trovare in cantina, no? Ah, interessante Che come metafora. sono all'interno, fai conto, di posti un pochino angusti, sono difficili da andare a cercare, a trovare, e diciamo che in base alla sofferenza tu riesci ad entrare in quelle stanze. Allora, per me la stanza della consapevolezza, Massimo, sono convinto che sta veramente dopo le stanze della sofferenza. Ma la sofferenza di tipo 1, come viene definita, cioè quella profonda, quella che ti lega alla capacità di capire che noi siamo fatti da più e meno. E non, proprio ieri parlavamo insomma, nella live quantica, no? Sì. L'atomo. L'atomo è più e meno, non c'è niente da fare. Come per il computer c'è il linguaggio binario 0-1. Per l'essere umano è più e meno, più e Sì, meno. viviamo in un mondo duale, diciamo, no? Esatto. Cioè, Sì, poi. e tra l'altro uno osserva l'altro, perché se non avessimo la percezione del male non potremmo definire il bene e viceversa, cioè Esatto. se non Sì. Esatto. conoscessimo il positivo non potremmo definire il negativo. Noi per capire che c'è l'acqua calda dobbiamo aver fatto esperienza dell'acqua fredda e viceversa, insomma, e così via. La famosa legge della polarità che lega l'universo. Il più e meno all'interno di ognuno di noi, solo che molto Sì. spesso noi ce ne dimentichiamo perché facciamo finta che di avere poco meno, in realtà è veramente bilanciato. Il grande problema è lupo bianco, lupo nero, a chi dai da mangiare, insomma, ecco. Chi dai da Quello, mangiare oggi. sì, perché un conto è sperimentare il meno, diciamo, un conto è, come dire, aggrapparsi al meno sperando di farlo diventare più, talvolta. Sì, il percorso principale, poi ripeto, tu tante volte insomma, ne hai parlato in varie tematiche. La difficoltà maggiore, Massimo, è il dialogo con la parte inconscia, non c'è niente da fare. È un dialogo un pochino particolare che richiede una preparazione, un training quotidiano e noi siamo convinti anche in base a Roma si dice quando prendi una trambata, no? Per definire quando prendi magari appunto una relazione, una situazione di vita che ti porta un po' fuori e quindi sei convinto di aver fatto l'esperienza giusta per capire determinate dinamiche. Tante volte lì per lì sembra che qualcosa cambi, cambiamo, ma poi necessariamente ci leghiamo alle esperienze della vita e ci ritorniamo, insomma, facciamo il famoso associamo e ripetiamo, insomma. In questo senso la consapevolezza, la definizione migliore che ci dà la possibilità di capire che cosa significa consapevolezza, è quella di interpretare bene, la capacità di capire che il linguaggio della mente è dato dal pensiero e il linguaggio del corpo è dato dalle emozioni. Questo le neuroscienze lo hanno dimostrato a più riprese con degli esperimenti. Lo hanno dimostrato attraverso anche delle scansioni cerebrali specifiche,
lo hanno dimostrato in relazione al fatto che se io e te adesso immaginiamo il famoso arancio o il famoso limone, uno dei due o tutte e due, dopo qualche minuto cominciamo a aumentare il processo di salivazione. Ah, certo, certo. Soltanto per uno stimolo immaginario. Un video motor, diciamo un'idea intensamente pensata. Esatto. Produce una... E allora la cosa che mi viene da pensare, Massimo, è e se funzionasse tutto così? Nel senso che, cerco di spiegarmi chiaramente, nel senso che se immagino il limone succede questo, quindi è una prova abbastanza tangibile di questa situazione, ma se magari, che ne so, il capo al lavoro, mia moglie, mio marito, mio figlio, la scuola, la posta, la banca, cioè se la realtà riesce a penetrare all'interno non della mia logica, ma del mio, chiamiamolo inconscio, in maniera così marcata, io posso fare quel processo che faccio con il limone e con l'arancio costantemente, andando appresso all'esterno, all'ambiente, al luogo. Certo. E questo, secondo me, è un meccanismo, tra virgolette, un pochino perverso, perché se noi questa cosa qui la leghiamo all'imprinting, che abbiamo vissuto tutti, ieri mi ricordo che parlava il bambino dopo 2 ore che è in vita, no? Che fa il bambino dopo 2 ore che è in vita? Pensiamo un po' al bambino dopo 6 mesi che è in vita, dopo 12 mesi, dopo 24 mesi. Noi tutto quel processo chiaramente ce lo dimentichiamo, però invece il nostro inconscio non se lo dimentica, perché? No. Perché registra soprattutto l'emozione che ha legato una, in inglese si definisce una snapshot, cioè un evento significativo della nostra vita che ci ha attivato il meccanismo di attaccamento primario. Possiamo citare Recalcati, sì, è il più grande No, d'Italia, certo, secondo me. sì, grandissimo. Recalcati faceva una considerazione sul seno materno, no? Sull'allattamento del bambino piccolo, Massimo. Allora, lui dice che ci sono due fasi dell'allattamento per cui il bambino, nell'essere allattato, gli viene garantita la sopravvivenza da parte della mamma, no? Perché il nutrimento gli dà la possibilità di, tra virgolette, sopperire a un bisogno primario che è quello della fame, Certo. ok? E quindi da un lato l'attaccamento al seno materno e la mamma come punto di riferimento fondamentale, perché se no il bambino è perso, cioè non sopravviverebbe, che è il primo meccanismo nostro che si instaura, quello della sopravvivenza. Ma soprattutto poi Recalcati sottolinea che l'altro aspetto fondamentale del seno, che quando il bambino ha finito di mangiare, il più delle volte Massimo resta attaccato al seno senza succhiare. Allora dice, in quel momento il bambino che cosa sta facendo? Il bambino vuole presenza, vuole riconoscimento, vuole, tra virgolette, sentirsi amato. Sì. Ok? Allora, questo doppio meccanismo che noi chiaramente ci portiamo dietro dall'infanzia genera nella figura primaria, cioè la mamma nel caso specifico del bimbo o della bimba, ma dopo anche l'altro genitore, genera quelle che noi definiamo le emozioni inconsce primarie che determinano l'imprinting, e lì stiamo all'origine. Chi se ne accorge di queste emozioni, Massimo? Se ne accorge a 30 anni, a 40 anni, a 50 anni, appunto, il marito, la Certo. moglie, i figli, perché ripercorriamo a livello mentale un processo di ripetizione, associazione emozionale e il corpo prende il sopravvento della mente attraverso la gestione delle emozioni. E se non partiamo da questo assunto che sembra abbastanza banale, ma si lega molto poi ai processi successivi poi di relazione, possono essere più o meno tossici, possono essere scherzosi, possono essere di qualsiasi tipo, noi dobbiamo partire dal principio che le ferite interiori le abbiamo tutti. Non rimbalzare con quelle ferite interiori è praticamente impossibile. Succede che quando abbiamo delle situazioni primarie in cui ci siamo legati a quel tipo di emozione, paradossalmente, essendo un territorio conosciuto perché lo abbiamo superato, quindi siamo sopravvissuti a quell'emozione negativa, nella nostra vita andiamo a cercare di rivivere quel processo Sì. emozionale e quindi
la sfera emotiva non riconosce il più e il meno. In questo senso, per riallacciarci alla consapevolezza, la consapevolezza ti dà questa capacità, questa possibilità, quello di riallineare il percorso logico al percorso emozionale e far sì che il corpo, che prende il sopravvento sulla mente sistematicamente, riesce un attimino a mettersi in stand-by e a riconoscere a livello mentale che la macchina la dobbiamo guidare noi a 360 gradi. Sì, spesso la macchina la facciamo guidare agli altri invece. Gli altri inteso appunto come lavoro, come situazione esterna, cioè come ambiente. Certo. Nella parola ambiente mettiamo tutto, possiamo mettere anche l'alimentazione, possiamo mettere, che ne so, lo sport, certo, piuttosto che qualsiasi cosa che ci lega all'esterno. Mi viene in mente, Massimo, no? Quando noi siamo stanchi, la sera andiamo a dormire, va bene? Ok, ci riposiamo, oppure dopo mangiato, il pomeriggio, a Roma si chiama la pennichella. Sì, sì. Allora, perché un sonno rigenera di fondo, no? Dice io vado a riposarmi, ok, sto sdraiato, non faccio azioni e quindi quello sicuramente è un processo che si innesca. Però se noi ci pensiamo bene, Massimo, in realtà, e soprattutto qualche volta riusciamo anche a sognare con l'inconscio, se ci pensiamo, quando andiamo a dormire, la rigenerazione delle nostre, chiamiamole energie, passa attraverso l'idea che noi mettiamo in stand-by i cinque sensi. Sì, i sensi esterni, certo. Esatto. La fatica maggiore, il corpo emozionale, attraverso appunto il nostro corpo, la fa nel momento in cui connette i cinque sensi a una situazione e tende a rigenerarla, a ritirarla fuori, a riviverla, perché la conosce, perché è nota. Ne abbiamo parlato le altre volte quando siamo andati ad affrontare quei discorsi un po' estremi sul discorso delle relazioni tossiche e narcisiste. Il sistema di attaccamento primario, quello della dopamina, quello dell'adrenalina, quella diciamo del casino che stai vincendo un milione di euro, quel sistema di attaccamento, l'uomo non può stare, e anche gli animali, non possono stare più di tanto tempo in stress. E quindi ad un certo punto c'è un punto di saturazione. Il buon Taramasco dice che anche se i ravioli sono buoni, dopo 10 piatti di ravioli tu ti viene la nausea perché hai un punto di saturazione, ok? Allora necessariamente succede che questo punto di saturazione porta l'idea che io ad un certo punto riesco a non gestire più il tergicristallo che mi fa fare passato, futuro, futuro, passato, perché lo stress cronico non riesco a sostenerlo. La gazzella, il leone, uno dei due cede. O la gazzella riesce a scappare dal leone, o il leone riesce a sopraffare la gazzella. Quindi nel mondo animale, nel mondo degli esseri umani, lo stress cronico provoca questo. Il grande problema, Massimo, è che lo stress cronico non ce ne accorgiamo, perché noi definiamo stress quello che tocchiamo con mano, che ne so, una fatica fisica. Posso che pare il contadino che fa un lavoro duro a terra, il catramista, come tante volte lo nominiamo, ci sono dei lavori duri, ma lo stress è uno stato emozionale provocato dal corpo che si lega alle emozioni conosciute per cercare di andarle a perseguire, perché è un territorio nuoto, noto, e da qui l'idea di vivere in modalità sopravvivenza, in modalità reattiva, che è la stessa modalità reattiva di quando le prime ferite genitoriali di abbandono, di rifiuto, di non accettazione, di mancanza di cura, di non rispetto, di mancanza di fiducia abbiamo vissuto nell'imprinting. Riemergono progressivamente in relazione al sistema di bilanciamento che disconnette il nostro corpo alla nostra mente. Sì, se poi facciamo degli esempi, sì, poi, sì, però sì, mi interessa pure che un po' parli, se no faccio i monologhi. No, ma a me interessa molto, è molto affascinante questo discorso. Tra l'altro, per imparare, diciamo, a gestire le emozioni, secondo me è importante passare all'azione, perché molte persone si fermano al pensiero, no? Vivono un'emozione, quindi questa emozione influisce sul pensiero, ma se non agisci non riesci a scaricare, attraverso il corpo che devono passare le emozioni, altrimenti le tieni compresse, se le tieni compresse non riesci ad utilizzarle, cioè l'emozione è proprio energia e muovere, no? Energia e movimento,
dall'interno verso l'esterno, quindi è un potenziale che noi abbiamo, ma dobbiamo imparare a sfruttarlo, altrimenti o ci comanderanno loro oppure resteranno bloccate, quindi poi magari sfogano, che ne so, in una depressione, in un'ansia, in un qualcosa che non riusciamo poi più a controllare, insomma. Quindi in genere si dice che quello che la mente non accetta il corpo poi lo fa ammalare, insomma, come tipo sì, di percorso. E non è un caso, ecco, quando affronteremo questi percorsi di cui parlavamo qualche volta in relazione anche a portare questa sorta di arte terapia in quegli ambienti legati alle malattie marcate, come possono essere appunto le neoplasie, quindi chemio e radio, 7-8 su 10 hanno avuto degli stress emotivi molto importanti nella loro vita e hanno poi somatizzato una malattia profonda. Basti pensare a tutto l'aspetto invece intestinale, Massimo, no? Le malattie psicosomatiche legate all'intestino, ce ne sono tantissime, e quelle sono tutte, l'intestino viene definito una sorta di secondo cervello, capito? Tu certo. Somatizzi e poi alla lunga puoi ammalare, dopo switcha il discorso cellulare e quindi non produci più le sostanze che ti bilanciano il sistema immunitario. Allora, in questo senso, perché il dialogo è difficile, Massimo? Perché ci perdiamo poco tempo e perché siamo convinti spesso di chiudere le gestalt, come tu le chiami. Allora, facciamo degli esempi un po' sportivi, ok? C'è presente, che ne so, il Giro d'Italia, la partita di calcio. Ad un certo punto, nel Giro d'Italia, nella tappa che viene effettuata ogni giorno, piuttosto che la partita di ogni singola giornata di campionato, tu hai il primo minuto, il 45esimo e il 90esimo. Ecco, bene, noi, da un punto di vista emozionale e quindi da un punto di vista poi logico, perché chi trattiene le emozioni poi sposta tutto in logica, tu spesso hai detto che l'iperlogico stiamo al 70-80% delle persone, che cosa facciamo, Massimo? Noi vogliamo giocare la tappa o la partita, per cui ci deve essere anche nell'ambito di una relazione o nell'ambito di un lavoro un inizio e una fine, cioè non tolleriamo da un punto di vista nostro particolare personale l'idea che una gestalt possa restare aperta. No, e quindi anche una No, non riesce a tollerarlo questo, sì. Non lo tolleriamo, per cui siamo convinti che ci deve essere un inizio, un percorso e una fine su tutte le cose. Questo perché abbiamo stabilito dei confini personali. Adesso ti do una piccola metafora che vedevo pochi giorni fa quando mi sono visto un servizio. Allora, le emozioni che ci portiamo dietro dal passato, Massimo, rispetto al nostro corpo emozionale, cioè il nostro inconscio, è come se noi avessimo fronte a noi il nostro inconscio con un elastico, ok? Sai quegli elastici grandi, stile quando si buttano sotto con la jump, come si Bungee chiama? Jump. Esatto. Hai visto quel tipo di elastico? Tu leghi la persona al tuo corpo emozionale, diciamo la parte tua inconscia. Allora succede che da un punto di vista emozionale, se tu non hai un bilanciamento, tu ti giri su te stesso e cammini portandoti dietro il corpo emozionale. Se tu invece bilanci le emozioni e il sistema inconscio, capendo come, tra virgolette, vibri a livello emozionale, ti avvicini alla tua parte. Perché quando noi abbiamo delle ferite interiori e cominciamo a registrarle dalla nascita, da un punto di vista inconscio, in realtà noi nasciamo, tra virgolette, per grazia di Dio, come un'unità, come un'entità. Ma progressivamente ci dividiamo in parti, perché queste ferite spezzano la nostra parte inconscia. Allora, l'obiettivo della nostra vita sarebbe quella di riunire queste parti, reintegrarle. Ma che succede? Che nel momento in cui, come tu spesso dici, quando tu una parte non la vuoi riconoscere e la vai a cercare poi nell'altro perché la trovi subito, certo. In realtà tu fai finta che non c'è, ma quella nel momento in cui tu la togli si potenzia, perché non la validi, non la accetti. Sì, da sì, qui sì, l'esigenza nei percorsi di regressione di andare a rivedersi queste parti non accettate. Ok? Sì. Vai. Volevo chiedere, visto che c'è nato prima il tuo progetto di arte therapy, se ce ne parli un attimino e lo contestualizzi un attimino, so che appunto viene svolto con il Policlinico Gemelli, se ci racconti un attimino. È una piattaforma che tenderà in un futuro potenzialmente, in Italia non c'è stato mai finora, Massimo,
uno sviluppo progettuale sulla digital therapy. Se ne parla da tanti anni, anche in Europa c'è qualche lavoro in Germania, qualche cosa in Danimarca, hanno cominciato in Francia. La digital therapy è una sorta appunto di terapia digitale attraverso l'uso di determinati software per cui tu interagisci col paziente malato e vedrai che in un futuro, non so quanto remoto, secondo me non molto, siamo tutti un po' malati, sì. Cioè ne avremo bisogno nel momento in cui quel famoso processo di cui parlavamo prima del limone o dell'arancio, quella è un'esigenza da parte di ognuno, quella di poter lavorare per immagini. Mi viene un esempio, non lo so, è una mia idea, giusta o sbagliata non fa niente, è inutile giudicarla da questo punto di vista. Hai visto, Massimo, come nei paesi più sviluppati noi diciamo che si è alzata l'età media di vita, ok? Sì. E in altri paesi invece un pochino più, diciamo che sono un pochino indietro, l'età è ancora abbastanza bassa, ridotta di sopravvivenza. Allora, sicuramente incidono il discorso farmaceutico, il discorso del vaccino, il discorso dell'igiene, il discorso alimentare, il discorso bla 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 bla. Però secondo me una cosa che incide tantissimo è l'uso della tecnologia per immagini. Tu pensa a noi la mattina H24 col telefonino, con le mail, con i social. Cioè, i ragazzi di oggi, io vedo mio figlio ancora grande, però praticamente con i giochi creano sempre situazioni di gioco nuove, nuovi mondi, nuove realtà. Allora, il processo di visualizzazione per immagini, Massimo, apre la ghiandola pineale, il famoso terzo occhio, perché si attiva proprio nel punto diciamo di giunzione da parte del chiasma ottico, e la ghiandola pineale risente di questo percorso, tant'è che i processi meditativi visualizzando per immagini ti danno la capacità di migliorare l'omeostasi in un individuo. È venuto 2 settimane fa un mio vecchio amico che fa l'oculista, e parlando di questa cosa mi ha fatto subito l'esempio, Massimo, adesso non lo possiamo fare, non abbiamo il pezzetto di carta. Niente, tu prendi un pezzettino di carta quadrato, ok, sì. E fai con la penna un punto e un altro punto, ok, sul pezzettino di carta. Dopodiché tu vedi due punti, vedi due punti, vedi due punti. Te li avvicini, ad un certo punto arrivi ad un punto che ne vedi solo uno. E sarebbe il punto cieco dove noi non vediamo nell'occhio. Sì, sì, sì. Allora sì. Dicevo, essendoci questo punto cieco a livello visivo, noi abbiamo la capacità attraverso la stimolazione per immagini, soprattutto anche di rimodulare e fare un esercizio pratico per le emozioni. Sì. Perché se il capo mi ha fatto un cazziatone, io ci sono rimasto male e riesce a condizionare il mio umore per tutta la settimana, io leggo la realtà del capo esattamente alla mia realtà. Per cui certo. Si dice che la nostra personalità è figlia della personale realtà che interpretiamo in relazione all'episodio accaduto. Sì. Ma è una percezione della realtà, certo. Non è la realtà. No. Soprattutto molto spesso noi siamo convinti che i nostri pensieri siano la verità, ma il 90% dei nostri pensieri prima di tutto sono quelli del giorno prima, ma sempre il 90% non accade dei nostri pensieri, quindi ci proiettiamo interi film di vita che non accadono, quindi c'è uno spreco di energia, uno spreco emozionale notevole. In questo senso la consapevolezza riesce a farti gestire questa videoteca. Un altro esempio che possiamo fare sempre legato alla mente inconscia, Massimo, è che noi proiettiamo delle immagini, come se il nostro cervello fosse un proiettore, ma la proiezione delle nostre immagini risente dell'esterno, per cui quando vediamo una situazione che lega la nostra proiezione alla nostra emozione, in realtà stiamo proiettando l'ologramma di quello che è all'interno di noi, certo, stessi. Certo. Senti, ma secondo te queste l'arte therapy che, vabbè, voi pensate di usarla con pazienti oncologici, però in realtà potrebbe essere qualcosa di, tra virgolette, preventivo, cioè per darsi emozioni, perché le immagini poi sono proprio la comunicazione con l'inconscio, il nostro inconscio, soprattutto
alcuni quadri, alcune cose rappresentano proprio una... Io diciamo, scherzando Massimo, ai colleghi dico, abbiamo una casistica molto limitata, cioè abbiamo il paziente 0 o 1, chiamiamolo così, in cui è stato efficace questo processo per immagini, però passa attraverso un percorso meditativo, di conoscenza, diciamo da un punto di vista anche della somministrazione di immagini visive, di uno studio accurato, di un training quotidiano, cioè passa attraverso un allenamento. L'altro giorno con mia figlia gli ho fatto questo esempio, ho fatto, dico, guarda Veronica, facciamo un piccolo scherzo, prendiamo, Massimo, questo si può fare anche con i nostri amici volendolo fare, perché è simpatico, ascolta che mi è venuto in mente. Allora noi prendiamo un block notes grande, ok? Ti ricordi sì. Che c'avevamo o a quadretti o a righe, sì, il nostro quadernone, sì. Ok? Ora non voglio esagerare, magari 5 giorni forse sono troppi, diciamo un giorno, 2 giorni o 3 giorni. Ok? Noi dalla mattina alla sera, avendo questo quadernone con la penna, lo lasciamo da un lato, però tutti abbiamo il telefonino e sul telefonino abbiamo la possibilità di registrare il vocale. Sì. Ok? Allora, step by step, cerchiamo di registrare quello che noi diciamo sia come dialogo personale, ci svegliamo, magari non abbiamo nessuno vicino, oppure nell'interazione. E registriamo proprio come parliamo. Bene, io gli ho detto a Veronica, tu ti accorgerai che poi dopo, quando vai a sbobbinare, quando eravamo studenti si sbobbinava con il registratorino, no, le lezioni, tu cominci a scrivere quello che tu hai detto in relazione a quello che l'altro ti ha provocato, l'altra, il lavoro, batte la pesca, ok? E allora c'hai da un lato tutto quello che tu hai sostenuto. E cominci a vedere le volte che ti sei lamentata, hai giudicato, hai fatto la vittima, hai preteso o hai accusato qualcuno. E metti giudizio, lamentele, accuse, pretese, vittima e ci metti un asterisco ogni volta che tu hai usato frasi con queste 5 caratteristiche. Dall'altro lato metti condivisione, gioia, amore, sostegno e costruzione relazionale. E metti un asterisco tutte le volte che tu hai usato frasi per fare qualcosa di positivo. Vuoi scommettere che alla fine della giornata, massimo 60-70%, abbiamo usato no, non, abbiamo usato giudizio, abbiamo usato... Cioè, siamo nella condizione che il sistema nostro vibrazionale è più portato a vivere le emozioni negative. E questa è una cosa magari semplice, stupida da voler fare, magari la fai un giorno soltanto, però ci allenerebbe tantissimo a cercare di Certo. capire che linguaggio usiamo, perché io mi sono accorto da parecchio tempo, quando abbiamo potuto fare anche quei 3 seminari prima del Covid, che un certo Massimo Taramasco, che tu penso conosca, riesce dopo 10 frasi, 5-6 valutazioni visive di stati d'animo, cioè tu riesci a captare il livello medio vibrazionale di quella persona e il suo stato di consapevolezza. Sì, Di ma... questo, Massimo, io sono super convinto, perché sicuramente queste 4-5 realtà di cui ho parlato negative tu le leghi. Se una persona dopo 20 discorsi ti fa 18 giudizi, ti fa il taglio, il cucito, il gossip della situazione della persona, chiaramente tu hai un tipo di percorso e identifichi la realtà. O quante volte usa la parola perché? Tu Certo. tante volte hai detto, no? È inutile chiedersi il perché. Come esco da quella situazione? Come posso trovare una risorsa? Perché ti Quello è porta fondamentale. dentro al problema, non ti fa tirare fuori, cioè ti fa Esatto. focalizzare sul problema. Però il linguaggio appunto che noi utilizziamo è fondamentale come termometro per capire il nostro livello di consapevolezza. E Certo. purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, Massimo, per quanto riguarda i processi di consapevolezza, diventa fondamentale avere l'empatia, perché le persone empatiche riescono a fare una sorta di bilanciamento e riequilibrio tra la sfera logica e la sfera emozionale. Perché tendenzialmente stiamo in logica, non stiamo in emozione. Sì. Nel senso, siamo convinti di stare in logica. In realtà ci porta
fanno una tempesta le emozioni, ma noi siamo convinti di saperle reprimere. Poi arriva la diga del Bayonne. Esatto, esatto. Ma è quello che succede, no? Ma anche da un punto di vista sentimentale affettivo, no? Tenere le emozioni poi compresse non conviene. Poi si fanno sempre degli errori, perché fuori ad accumulare, magari è la persona che poi a un certo punto, che ne so, molla moglie e figli piccoli, se ne va in Brasile con la prima ballerina brasiliana, per dire che ha trovato, no? A fuori di comprimere, quindi è importante usarle le emozioni. E speriamo che sia operato di cataratta, che non abbia sbagliato ballerina in, esatto, in ballerina. Il ballerino. Sì. La variante, poi, Massimo, variante brasiliana. Esatto. Poi l'altro aspetto legato alla consapevolezza in relazione alla sofferenza, cioè nel momento in cui lo switch viene legato appunto nei processi di consapevolezza, diminuisce tantissimo la capacità di giudizio, perché il pensiero principale che viene a noi stessi è quello di capire che siamo tante gocce di uno stesso oceano, che si chiama universo, ok? Certo. Allora, capire che vicino a te c'è la goccia che fa le rovesciate volanti, oppure che ha delle capacità inenarrabili, e vedere che fondamentalmente, come il buon Totò diceva, poi la livella sistema tutto, non ci sono problemi, ecco, è fondamentale, perché se noi partiamo dal principio che non vogliamo lasciare le gestalt aperte, Massimo, partiamo da un principio che dipende da noi l'interazione iniziale, il percorso e la parte finale. Lo scontro c'è quando qualcuno, soprattutto nelle relazioni tossiche, ti lascia l'effetto Zeigarnik, cioè la gestalt aperta. Ma questo principio però da cui noi partiamo, tra virgolette, è un principio un po' fallace. Perché? Perché è esattamente il contrario, cioè noi siamo il tutto, lo dobbiamo capire a priori che siamo il tutto. Sei quel pezzetto di quella persona, quel pezzetto di quella interazione, quel pezzetto di quella natura, di quella realtà. Se tu parti da un principio di interconnessione sistematico, diminuisce la capacità di voler cercare per forza spiegazioni a qualcosa che non puoi, tra virgolette, spiegare. Perché più ti fai domande e più non troverai risposte, più ti cioè è proprio frustrante da parte della persona cercare di fare il 7:30 di ogni situazione di vita. Paul McCartney, Massimo, ancora in vita, allora raccontava qualche anno fa in un'intervista, l'ho sentito, dice: ma come è nata Lady B, la famosa canzone di Paul McCartney? Allora lui racconta che andava dalla mamma e gli diceva: mamma, 15 anni, capirai, era il periodo precedente un po' al 68, c'era proprio un fermento in tutta Europa, in tutto il mondo, no? Perché si veniva da pochi anni prima la guerra, tutti gli spostamenti, diciamo, tutta la realtà della cortina della Russia e l'America che era venuta in Europa e tutto quanto, e allora c'era proprio un malcontento generale. E allora lui andava dalla mamma e si lamentava di quell'amico che gli ha fatto quello, di quella realtà, di quella... e gli faceva 2000 discorsi e voleva per forza cominciare a parlare e trovare la soluzione. Dice: lo sapete come mi rispondeva mia mamma? Lady B, Lady B, Lady B. Lascia che sia. E quindi dice la canzone Lady B è nata proprio in questa realtà, in questo contesto, cioè quella di accettare, ma non accettare nella parte logica, ma accettare nella parte inconscia, profonda, insomma. Questo è un po'... questo è anche un esempio di creatività, perché lui è riuscito a prendere, diciamo, una frase della madre e trasformarla in una canzone. Io penso che questo possa essere un qualcosa che tutti noi possiamo fare, cioè la vita ci offre delle opportunità anche creative, aspetta a noi coglierle, penso. Io qualche volta la sera ci ho scherzato, Massimo, io vorrei veramente conoscere quello che ha bocciato Walt Disney, vorrei dare una medaglia. Gli ha detto che non era creativo, non è poco creativo, sì. Cioè, ma più cioè, che cosa c'è nella vita che ti dimostra che veramente la realtà è soggettiva e non è oggettiva, certo. Più non di è... quello, cioè, sono riusciti a valutare Walt Disney non creativo, quindi sì, no, cioè... e secondo me ci sono stati anche dei problemi all'inizio della carriera per Charlie Chaplin. Massimo, ho letto qualche volta delle cose, adesso sì. Non riesco ad essere così specifico, però anche Charlie Chaplin in qualche situazione non era stato
non era stato capito, insomma, come anche tante volte accade ai cantanti. Cioè, guardiamo Vasco Rossi a Sanremo, è certo. arrivato due volte ultimo. Cioè, No, voglio no, dire, certo, ma Zucchero, lo stesso Zucchero, sì, no? un sacco di. Ma perché, Massimo? Perché il linguaggio, tra virgolette, degli artisti, dei poeti, dei bambini, dei folli, è il linguaggio creativo e spesso non viene riconosciuto perché la nostra società, soprattutto quella occidentale, ci riporta a meccanismi di potere e controllo, soprattutto potere. E quindi tu eserciti verso l'altro una sorta di sto sopra, stai sotto, e quindi quello significa giudicare. E quando c'è il giudizio, difficilmente ci può essere la consapevolezza. Veniamo da un periodo difficile, no? Quante persone vediamo ogni giorno nei media, nei giornali, nella televisione che ci parlano di salute? Un'infinità. Tu accendi la televisione alle 3 di notte e ti parlano del Covid. Mi dici a memoria tua, Massimo, quanti dottori ti hanno parlato di come si potenzia un sistema immunitario? Praticamente nessuno, almeno io non ho sentito, poi magari qualcuno c'è, ma. No, apposta dico, cioè. Se il Covid è dannoso per tutti e fa un macello, diventa fondamentale l'ospite, cioè la persona che lo Beh, accoglie, certo. perché è un virus. Allora, potenziare il sistema immunitario L'ospedale. è prioritario prima di ogni cosa. Chiaramente questo percorso però non passa attraverso bevo l'acqua piuttosto che mangio quel tipo di frutta, piuttosto che. È sempre un compendio di varie situazioni e varie cose. Ma deve essere un bilanciamento da parte della persona e dell'essere umano. Io gradirei che i colleghi che si presentano nei media parlassero più spesso di come si potenzia un sistema immunitario, perché di fondo io voglio che le persone stiano meglio, non che stiano peggio. Tanto il Covid c'è per tutti, Sì, siamo in capito che voglio. questa cultura, diciamo, dove ci concentriamo sul negativo, ma non sappiamo come andare verso il positivo, cioè Fa questo più audience, Massimo, fa più audience il negativo. è. No, no, Ma il certo. negativo c'è niente da fare. Perché lega le emozioni primordiali. E No, no, infatti. c'è poco da C'è il fare. famoso detto, no, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, cioè questo è. Esatto. Purtroppo siamo in queste condizioni qua. Però noi soggettivamente dovremmo imparare a darci delle emozioni. Tu che suggerimenti daresti per acquisire consapevolezza emotiva, visto che ti sei occupato anche di narcisisti, che il narcisista proprio è quello che credo che abbia meno consapevolezza di tutti da un punto di vista emotivo. Allora, la prima cosa fondamentale che poi riporteremo anche sul sentiero della felicità, Massimo, come esercizio pratico è gratitudine e meditazione. Questi sono i due strumenti principali. La gratitudine non è grazie, arrivederci, entro in macchina e vado alla giornata. La gratitudine è un processo interiore. In genere si dice che quando tu dici grazie, Massimo, è perché hai ricevuto qualcosa. E se hai ricevuto qualcosa significa che sei stato bravo. E se sei stato bravo significa che la tua autostima sale. Ok? L'ultimo stadio della gratitudine nel dire grazie ci permette di connetterci alla capacità di stimolare all'interno di noi stessi dei processi di gratitudine, di ringraziamento. Poi ognuno ha la sua cultura religiosa, la sua realtà, No, cioè. però. Saper apprezzare quello che hai, visto che l'uomo vive nella mancanza, noi al supermercato compriamo quello che ci manca, non quello, compriamo quello che ci serve, non quello che ci manca e viceversa. Cioè facciamo sempre questo tipo di percorso. In realtà però viviamo nella mancanza, per cui è più facile che alla fine vai a comprare quello che ti manca, non quello che ti serve. E quindi non vai a ottimizzare magari anche la parte economica. Allora, il processo di dire grazie, tu mi dirai però magari c'è un bambino su una sedia a rotelle, ci sono delle malattie, delle situazioni di vita, per carità, cioè, nessuno le può negare, però poter dire grazie perché appunto un genitore non ti ha buttato nel cassonetto dell'immondizia diventa un processo fondamentale perché spesso quando vediamo le live cominciamo a partire da papà mi ha fatto questo, mamma mi ha fatto quello, papà mi ha rifatto quello, mamma mi ha fatto quello, guarda come sono venuto, punto. No. Papà ti ha fatto quello, mamma ti ha fatto quello, ma non ti viene da pensare che a papà e a mamma qualcuno ha fatto quello pure a lui? Dopo, per carità, cioè, se ti ha violentato è un altro problema. No, Cioè, voglio no, no. dire, però
portare sempre l'attenzione su quello che non ho ricevuto, cioè sulla mancanza, esatto. Non è un esercizio che ti fa crescere, è un esercizio che ti lega dove sei, anzi ti fa andare più giù. Saramasco, sì, dice nella parte che di mondo che possiamo vivere, viviamo quella peggiore, insomma, andiamo a rivivere situazioni dannose. Ho fatto il processo di gratitudine, perché la meditazione, anche la semplice meditazione del respiro, non bisogna... La parola meditazione, Massimo, tante volte mette paura, perché sembra chissà uno che debba fare, ok? Ma anche la preghiera è una forma di meditazione, certo. No? Allora, voglio dire, la meditazione fa sì che tu, se riesci con il tuo pensiero a sviluppare dei processi immaginativi, cerchi di andare a cercarti anche le emozioni positive, perché comunque qualcosa di positivo l'hai vissuto. E quindi lo rivivi come un po' il limone e l'arancio. E se tu metti questo linguaggio per più ore al giorno, vuoi scommettere che quell'esercizio del quadernone dopo un mese, due mesi, tre mesi cambia radicalmente? E gli asterischi nella parte sinistra, gli asterischi tendono a diminuire. E a quel punto, Massimo, io disconnetto dall'ambiente tutti i miei percorsi, o quantomeno la stragrande maggioranza dei miei percorsi. Sì, io sì, faccio sì. L'esempio delle cellule dello stomaco, no? Cioè, ma allora, l'anno scorso c'era il lockdown a Pasqua e ognuno di noi a Pasqua c'ha il suo menù di ogni anno. Siamo d'accordo? Sì. Se tu a Pasqua hai mangiato, che ne so, la pasta al forno, che ne so, l'agnello. L'anno scorso il pranzo di Pasqua l'abbiamo tutti mal digerito col lockdown. Eppure certo. Abbiamo mangiato la stessa cosa. Che cosa è cambiato? Lo stato d'animo che legava a quella situazione. Certo. Ma il pasto era lo stesso. Allora, che esempio faccio io nello stomaco? Le mie cellule dello stomaco che iniziano il primo processo di digestione non sanno se il piatto di spaghetti l'ha cucinato Massimo Taramasco o l'ha mangiato a un ristorante. Loro sanno che devono iniziare a digerire perché fanno parte di un percorso di vita. La foglia non si interroga perché è foglia, la goccia dell'oceano non si interroga perché è goccia. Noi invece rimuginiamo dalla mattina alla sera. Ce la vedi tu la gazzella con l'altra gazzella, dice, lo sai che il leone ieri, mannaggia, momenti, poco poco non mi prendo. Allora, l'idea che tu dai, i messaggi tuoi vanno colti, tu hai detto pochi giorni fa, noi siamo il cielo, noi siamo il cielo. E nel cielo ci può stare la grandine, ci possono stare le nuvole bianche, le nuvole scure, ci può stare il sole. Evidente, evidente. Diventa importante, Massimo, sì, non è un percorso facile, le domande, tutto quello che vogliamo, però è fondamentale andare a monte piuttosto che a cercare di come sedurre a valle le situazioni, perché se non andiamo a fare un po' di salita a ritroso, difficilmente a valle riconosciamo le situazioni, perché una magari la superi, due la superi, ma poi dopo ti monta ancora peggio la situazione e dopo si combinano dei disastri. Sì. Sì, sì. Massimo, ma ogni giorno vediamo che c'è un omicidio da un uomo, una donna che magari non accetta la situazione relazionale, quello mi ha lasciato, cioè ogni giorno ce n'è uno, ogni giorno, e quelle sono personalità tra virgolette disturbate, in cui il bilanciamento tra lo stato emozionale e lo stato logico è in completo disaccordo. Tutte le volte che noi facciamo una scelta mettendo in connessione mente a cuore, non sbaglieremo mai. No, infatti. Però quando facciamo prevalere la ragione, magari agiamo di pancia o per tigna o per vendetta o per rabbia, sicuramente facciamo una scelta che lì per lì ci dà un vantaggio, ma poi ti si ritorce contro, perché sì. Lo stato d'animo ti lega a quel processo lì. Sì, sì, è verissimo questo. Se non, tra l'altro, le emozioni, cioè noi viviamo un sacco di eventi, poi il nostro pensiero spesso che alla fine ci fa da un'interpretazione negativa di quello che ci è capitato. Quindi, cosa che mi dicevi tu prima, la gazzella non capita, cioè neanche al leone, insomma, sono gli esseri umani che, a furia di rimuginare sulle cose, a furia di pensare sulle cose, qualcosa ti viene fuori di negativo. Inizia a pensare di essere sbagliato, inizia a pensare di essere tu sbagliato, di essere sfortunato, di attirarti situazioni sbagliate, per cui cambiare i pensieri, iniziare a regolare i propri pensieri, credo che sia il punto di partenza. Cioè proprio. E poi, cercare come esercizio Massimo un po' meditativo, quello di estrapolarci dalle situazioni e di vederci noi all'interno di quella situazione. Questo è un bel esercizio anche da fare nell'immaginazione,
ho vissuto un episodio importante magari nella mia vita al lavoro oggi, cercare di isolarmi mettendomi sul lampadario della stanza e vedermi in quella situazione un attimino e ridisegnare un po' il percorso. La capacità di estrapolarti un po' dalla situazione ti dà una visione diversa anche a Un te. lampadario mi piace, perché è proprio anche da una visione creativa, insomma, vedere da una prospettiva diversa le cose. Sì. Cioè, anche quello può essere un esercizio. Io la definisco qualche volta, Massimo, avere una visione escatologica della propria vita. Cioè, ammettiamo per ipotesi che da oggi io dica: Giorgio non c'è più, va bene, è andato in un'altra dimensione. Che cosa ho lasciato io? Massimo, hai voglia che noi ci giriamo? Hai voglia che facciamo discorsi, facciamo live e tutto quanto? Io ho lasciato le mie azioni. Ma chi si ricorderà delle azioni di Giorgio? Ricorderà le azioni di amore, gioia e compassione, perché le azioni negative non ti legano più, tant'è che chiunque se ne va si ricorda sempre le cose belle, si incensa sempre, si fa questo tipo di percorso. Allora, per quanto noi possiamo scalpitare, arrabbiarci, fare, che ne so, qualsiasi cosa, noi siamo null'altro che le nostre azioni di amore, gioia e compassione nel caso specifico se tu vuoi vibrare a emozioni positive. Dopo il negativo va scaricato a terra, esattamente come il paletto del filo giallo-verde, quello che lo scarico a terra, Massimo, ma tu lo puoi scaricare, che ne so, con una palestra, con uno sport, con Certo. una connessione con la natura, in qualsiasi cosa tu riesci ad avere appunto la consapevolezza di quello che stai facendo? Capisco che non è facile, ma se mai iniziamo un processo del genere, mai entriamo in questo percorso, insomma. No, è fondamentale, fondamentale, credo che sia veramente basilare questo. Bene, E bene. un'altra cosa che mi viene in mente, Massimo, cercare di non isolare il mondo, come fa un po' il narcisista. Il narcisista isola i mondi in maniera tale che poi è sempre la parola tua contro la mia. Proprio perché abbiamo detto che abbiamo un'interconnessione e siamo tante gocce, non isoliamo i mondi. Io capisco che al lavoro c'è una dinamica, a casa c'è un'altra dinamica, coi figli c'è un'altra dinamica, però necessariamente se io non devo indossare troppe maschere, sono più spontaneo, sono più me stesso, con i miei pregi e i miei difetti. Avere consapevolezza significa prendersi cura e dei propri difetti e dei difetti dell'altro. Hai introdotto questo concetto di maschere, ci vuoi dire qualcosa sulle maschere, visto che anche l'altra volta ne hai parlato? Le maschere, Massimo, è non tanto un aspetto, chiamiamo, diciamo, sul vestire rispetto al luogo dove sto. Chiaramente quando sto a studio indosso il camice, quando sto all'esterno mi vesto in borghese, quando vado a insegnare al Policlinico Gemelli. Cioè, io per maschere non intendo tanto l'aspetto visivo in relazione a chi affronto. Io posso spiegare una carie al catramista, la posso spiegare a un avvocato, la posso spiegare al medico. Chiaramente uso dei linguaggi diversi per farmi comprendere. La capacità di usare le maschere o no nasce dalla capacità di mettere l'empatia per cercare di immedesimarti nei panni dell'altro e rendergli la vita più facile, più semplice. Molto spesso, quando veniamo da una società attuale, soprattutto a livello politico, hai sentito mai questa frase, Massimo? Uno vale uno, no? Sì, La tua sì. opinione vale la mia, la tua opinione vale la mia, la tua opinione vale la mia. Ad un certo punto, io per darti la mia opinione e importela, ti tiro un senso di colpa. Tu dici, ma scusami, argomentami, perché mi tiri un senso di colpa? Non c'è bisogno. Con l'argomentazione uno vale uno, la tua opinione. Allora in quel momento tu ti accorgi che stai indossando una maschera, perché pur di non accettare l'idea che si debba abbassare la tua autostima, tiri giù quella dell'altro. E allora il confine nasce tra ti regalo la bottiglia di amaro, che ne so, vattela a pesca, perché so che a te piace, ma io non te la regalo perché so che a te piace, io te la regalo perché io posso fare bella figura con te. Dove sta il confine di questo piccolo episodio? Non lo sapremo mai, Massimo, perché tu penserai sempre: guarda, Giorgio si è ricordato che la bottiglia di amaro piace a me. Ma in realtà Giorgio sta cercando di fare bella figura nei tuoi confronti. Sì, Non so se certo. rende. No, 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 Quindi certo. il confine.
Confine è sottile. Le maschere fanno sì ad un certo punto che tu riesci a avere un'empatia cognitiva copiata. Perché in quel frangente ho capito come si fa, in quell'altro ho capito come si fa e quindi mi adatto e indosso dei percorsi di questo tipo. Non so Sì, se chiaro. rende. Sì. Allora, in assoluto il processo delle maschere, a prescindere che possa essere appunto la maschera più grande è quella del narcisista per certi aspetti, C'è un no? meccanismo di difesa Sì, sempre. meccanismo di difesa principale suo. Lì a quel punto però quello che stride sono le parole rispetto ai fatti e quindi quando questo sbilanciamento è molto importante, chiaramente la situazione non va, lo capisce anche un bimbo, ha voglia che lui si arrampica sulle scimmie volanti piuttosto che sulla campagna di diffamazione dell'altro e via discorrendo, cioè tu riesci sempre a dare la capacità di interagire con le persone dando l'esempio. Se io non ho commesso quella cosa, io non mi sto interrogando troppo su quello che tu stai dicendo. Io vado avanti perché so che la mia fedina penale, tra virgolette, è pulita, che in quella circostanza io ho adottato un comportamento consono a entrambi. Ma siamo alle solite, Massimo. La capacità è partire dal principio di interconnessione. Invece noi partiamo dal principio di io, mio, tuo. Sì, Già questo linguaggio ti dà dei sentiamo io confini. il mio. Io qualche volta ai ragazzi glielo dico a casa, no? Qualche volta ci scherzo. Io non voglio sentire è mio e tuo, è di tutti. Cerco di dare questo messaggio. È di tutti sta a significare, noi possiamo mettere il carburatore della macchina sotto casa e poi ce lo rubano. No, voglio dire, però il concetto è mio e tuo, cioè con questa sorta di conquista, no? Tu Sì. un paio di volte mi ricordo che facessi, se vi dice tu sei mia, scappate a gambe levate e non vi fermate come se non ci fosse un domani. Cioè il senso del possesso, poi figurati nell'amore, insomma. Comunque Massimo, una cosa importante te la devo dire anche in diretta, eh. Massimo Recalcati ha detto che le neuroscienze hanno dimostrato che l'amore è tra i 3 e i 18 mesi. Vedi. Ma per dirlo pure lui vuol dire che veramente. Cioè, Quindi l'energia dell'amore è a termine, perché il famoso sistema di attaccamento primordiale che si instaura, quello del discorso che non possiamo vivere troppo a lungo in stress, perché tu nel momento in cui stai nella parte iniziale di un amore, stai nella totale dopamina, adrenalina, serotonina, ossitocina, cioè sei come, ti ricordi il Philipper degli anni 80 quando accendeva gli special? Ecco, noi accendiamo gli special. E poi a un certo punto facciamo game over e il Philipper andava in tilt, te lo ricordi? Davi una botta, si spegneva Andava tutto in e tanto. tilt, sì, certo. Andava in tilt. Esatto. Bene, bene, Va abbiamo bene. fatto un bel percorso, insomma, quindi alla fine ognuno di noi deve, io credo, cercare di prestare attenzione, intanto avere proprio la consapevolezza cognitiva del nostro dialogo interiore, insomma, dei pensieri che abbiamo e delle emozioni che viviamo, tenendo presente che le emozioni sono energia, quindi tutto sommato possiamo utilizzarla, non lasciarla lì inoperosa perché alla Allora, fine. se vogliamo esercitarci ancora un po', Massimo, per esempio, l'emozione che mi lega, che ne so, un datore di lavoro magari che mi cazzia oppure che mi disturba, oppure una situazione di lavoro che magari mi si ripropone spesso nell'ambito della vita, perché chiaramente poi l'interazione maggiore può essere al lavoro, può essere poi con i figli, in famiglia. Cioè cercare di capire quell'emozione quando ha triggerato in me nel passato, andarsela a rivedere. All'inizio è difficile, ma piano piano si riesce a fare questo. Vedrai che decomprime molto, capito? Il No, no, negativo va tirato fuori, anche con noi stessi, soprattutto con noi stessi, perché noi cerchiamo sempre di inghiottire e di mandarlo dietro. sì. Quello che noi rimandiamo indietro poi si gonfia, come le onde del mare, insomma. Esatto. No, no, infatti tutto quello che teniamo compresso non, poi alla fine si esprimerà a modo suo, senza essere in qualche modo, come dire, gestito. Quindi. Io faccio sempre l'esempio del cavallo selvaggio, no? Cioè non Esatto. dobbiamo tenerlo al palo, non dobbiamo neanche però lasciarlo andare esattamente dove vuole lui, dobbiamo indirizzarlo, insomma, questo è quello che dovremmo imparare a fare. Eh sì, va bene. E su questo percorso di arte therapy c'è qualche novità? Ci puoi. Allora, lo stiamo insomma settando un po' la piattaforma.
E adesso siamo arrivati ai contenuti con gli psicologhi insomma, dell'ospedale, del Policlinico Gemelli. Ci abbiamo un incontro tra pochi giorni e poi iniziamo un percorso per cercare di forgiare quest'arte visiva in maniera specifica. Ripeto, una cosa, ecco, la voglio sottolineare. Massimo, per ottenere la famosa legge dell'attrazione, quando vogliamo ottenere degli obiettivi, quando non sappiamo come focalizzarci bene su una realtà, all'inizio del percorso è importante capire quello che non vuoi fare, perché necessariamente poi attiri l'altro, capito? Allora, noi non vogliamo il filmato che tu puoi vedere su internet e puoi vedere a casa, che puoi vedere in un film legato all'arte. Quello lo conosci, cioè se tu vai sul sito del Louvre ti dà tutti i filmati per vedere il Louvre. Ma noi per esempio abbiamo settato un filmato su un quadro di Van Gogh, noi entriamo nel quadro e si animano all'interno del quadro la casa, la natura, il cielo. E quindi, capito, hai un percorso di 10 minuti, un quarto d'ora completamente innovativo. E ogni volta che noi stimoliamo un processo innovativo nella nostra mente, anche a 70 anni, a 80 anni, certo, noi non apriamo, cioè noi non è che facciamo crescere le cellule nervose, ma apriamo nuove connessioni sinaptiche, perché nuove sinapsi tendono ad interagire e a cablarsi all'interno del nostro processo. Il concetto di interdipendenza, le sinapsi è proprio la connessione, l'interdipendenza. Esatto. Guarda, l'esempio più classico è quello del presepe, le lucette del presepe, no? Si accende la grotta, poi si accendono i pastori, poi si accende pastori, grotta e cielo, poi si accende la cometa. Cioè, noi, il nostro cervello è più o meno così. E il bello, lo sai Massimo, qual è? Che anche i nostri geni funzionano così. Cioè, i geni, allora, noi siamo convinti che nel nostro genoma, nel nostro codice genetico, sia tutto scritto, ok? In realtà quello che è scritto, però, le nostre caratteristiche non sono determinate, per cui io riesco a modificare con l'epigenetica anche i miei geni nello sviluppo delle proteine. Noi abbiamo 23.000 geni e 150.000 produzioni di proteine, quindi non c'è una proteina legata a un gene specifico, è un'interazione. E come i geni possono, tra virgolette, abbassare il loro livello di funzionalità fino a farci ammalare, per la legge della polarità, hai visto mai che i geni possono anche farci guarire? Certo, certo. Cerchiamo di sviluppare dei processi di immaginazione per far sì che questo accada, insomma. Bene, bene. Allora, okay, hai fatto un bel percorso. Ringrazio Giorgio Cameli. Grazie a te, Massimo. Grazie, eccolo qua. Credo che sia valga la pena di leggerlo. Lo trovate su Amazon, per chi ha... Relazione sul con sito da anche dell'editore, che è Ponte Sisto, lo recapita a casa. Va bene. Sì. Grazie, ciao, Massimo. Grazie. Grazie. Alla prossima. Grazie a tutti. Ciao Giorgio. Alla prossima. Ciao.